Costruire la rete delle reti. È questo l'obiettivo cui deve puntare la CISL per dare forza alla propria comunicazione, collegando e valorizzando le centinaia di siti e strumenti multimediali di cui l'organizzazione è ricca. I media digitali e le reti sociali possono rappresentare una nuova frontiera di democrazia. Per le organizzazioni sindacali si aprono strade inesplorate nel rapporto tra la base dei lavoratori e la rappresentanza sociale. Di nuovi media e comunicazione in casa CISL si è parlato in occasione della presentazione del libro Il sindacato nella rete, da internet ai social network, scritto dal capo ufficio stampe della CISL Salvo Guglielmino e dal giornalista di Conquista del Lavoro Andrea Benvenuti, edito da Edizioni Lavoro con una prefazione di Raffaele Bonanni. Abbiamo fatto buoni investimenti negli ultimi anni, però probabilmente ancora non basta, perché il mondo della comunicazione è in grande evoluzione e quindi dobbiamo saper andare dietro queste trasformazioni, investendo di più soprattutto in formazione per gli operatori che si occupano appunto di informazione e di comunicazione. Io penso che questo manuale, questo libro di Edizioni Lavoro, sicuramente è uno strumento in più per quanti si accostano all'informazione, al mondo della comunicazione, agli operatori e dirigenti, ma la cosa più importante è che l'organizzazione, la CISL, decida nei prossimi anni appunto una strategia molto più completa su questo tema e che possa in qualche modo dare un'indicazione più chiara su dove bisogna andare per andare ad intercettare sempre più anche nuove fasce, no, di interlocutori, i giovani, le donne, gli immigrati, che sono poi la frontiera futura del sindacato. L'incontro è stato introdotto da una relazione del segretario regionale dei pensionati Valeriano Formis, mentre le conclusioni sono state affidate al segretario generale della CISL Lombardia, Gigi Petteni. Ma io credo che per un'organizzazione come la nostra, molto impegnata nei territori, nelle dinamiche contrattuali, sia importante anche avere una strategia di far conoscere il tanto straordinario lavoro che viene fatto nella contrattazione dei nostri delegati nei luoghi di lavoro. Cioè, perché molte volte rischia di passare l'idea di un sindacato che è molto diversa di quello che è il sindacato nella realtà, per cui occorre un lavoro forte per trasmettere la realtà. Non abbiamo bisogno di trasmettere delle cose finte, curate, colorate, abbiamo la necessità di far conoscere la realtà che ogni giorno ci interessiamo, intercettiamo e cerchiamo di costruire risposte, per cui è molto molto importante. È importante individuare un modello di gestione delle risorse riconducibili alla comunicazione.